Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati o benvenuti sul canale. Che cosa faremo oggi? Mi vedete così felice perché siamo pronti per un nuovo haul di Shein. Non vedo l'ora di iniziare, mi è arrivato questo mega paccone. Partiamo subito con la prima cosa. Il primo sacchettino, così possiamo dare inizio al nostro haul. Abbiamo una maglietta marrone, una maglietta nera e una maglietta bianca. Il tessuto è molto leggero, ma le ho pagate pochissimo, me lo immaginavo, però comunque il fatto che abbia la texture così un po' a costine mi piace molto. Avevo proprio bisogno di maglie basic da mettere sui pantaloni a vita alta, infatti è molto croppata, la vedo anche molto scollata, mi auguro che non sia esageratamente scollata perché le avevo pensate per andare a lavoro, quindi insomma vediamo. Eccoci qua, tornati con furore con i pantaloni da bicicletta. La prima maglietta, beh raga, allora bellissima, mi piace come fitta, però diciamo che le signore sono un po' fuori, cioè se mi piego però se sotto ci metto una canottiera direi che è perfetto, no? Farò la sfilata anche con le altre, ma sono uguali. Bellissima, anche marrone, spacca. Poi tra l'altro vedete qui ha tipo questa cucitura, mi piace molto. Altra sfilata, qua c'è un po' da commentare perché qua il reggiseno si vede palesemente. Vabbè che ho il reggiseno bordeaux, quindi magari anche per quello. Vabbè, bella, e sotto comunque ci metterò un'altra canottiera, quindi abbiamo risolto il problema. Seconda bustina, un bel maglioncino, un cardigan croppato. Il tessuto non mi dispiace, è molto leggero, me lo aspettavo un po' più grossettino. Le maniche mi sembrano abbastanza pesanti, abbastanza di un tessuto di qualità. Il corpo invece della maglia mi sembra un po' più plasticoso e non caldissimo. Cos'è, sporco? Eccoci con il maglioncino anni 70, che se mi ricordo bene ho preso un XS e pensavo mi stesse piccolo, in realtà direi che è di misura come piace a me. L'unica che ha le maniche un pochino cortine, però direi che fitta bene. Che altro dire, mi piace. Mi piace, mi piace. Wow! Prossimo capo, ragazzi, questo mi fa volare via. Da-da. Giacchettina croppata, vorrei farvi vedere, raga, i bottoni, ma quanto sono luxury, un po' barocco, come piace a me. Ha anche le spalle imbottite, un po' anni 80 così, chiaramente non da mettere fuori ma neanche in autunno, però io questa l'ho pensata proprio come da mettere sotto alla giacca o comunque primavera estate, ecco, e rende anche tutto l'outfit un po' più elegante, un po' più signora. Mi piace tantissimo, a parte che le spalline secondo me fanno un effetto molto bello. Che altro dire, manica perfetta, tiene anche abbastanza caldo secondo me. Beh, carina anche aperta, ma sinceramente si vedono meno i bottoni, quindi chiudiamola così si vede bene, ma carina, molto. Prossimo giro, che bello, fare shopping, raga, ditemi quel che vi pare, ma io adoro. Altra giacchetta, iper leggera, questa è un po' più lunga e un po' più oversize. Il colore me lo aspettavo più beige, invece più rosino. I bottoni sono molto carini, tutto sommato mi sembra di ottima qualità. Secondo me spacca, cioè così aperta, è abbastanza lunga, ci arriva sotto alle ciapette. E secondo me, sapete cosa? Anche tipo, vabbè, adesso la maglietta, però se ci mettiamo una spilla da balia qua, può diventare una sorta di vestito, cioè anche così non è male, no? Il tessuto è molto morbido, può anche per tipo una cerimonia, carino. Prossima maglia, questa adoro, raga. Super croppata, sempre con questo tessuto a costine, che mi piace molto, con questa stampa degli angeli sulle nuvole, con scritto Angel Baby, perché sono proprio un angioletto io. Che dire, un po' strettina, un po' corta, forse era meglio prendere una taglia in più. L'altro sotto alle ascelle mi stringe un po'. Tutto sommato mi piace un sacco questa stampa degli Angeles, mi piace molto. Poi con questo pantalone di pelo, raga. Cambiamo un po', andiamo sui pantaloni. Abbiamo questo vita alta, ma non esageratamente mi sembra. Pantaloni con la gamba molto larga, perché quest'anno insomma mi sto dando un po' a questa moda che secondo me mi risalta molto. Il tessuto è ottimo, non è per niente elasticizzato, infatti bisogna stare attenti a come lavarli in lavatrice, la temperatura, mi raccomando, perché non guardandoci io ho rovinato i pantaloni rosa dell'ultimo haul,
lo dico con la tristezza negli occhi. Eccoci qua con i pantaloni marroni. Allora, qua c'è da aprire una parentesi. Mi piacciono molto come vestono, belli larghi sulle gambe. Il problema qual è? Mi sembra un po' troppo a vita bassa. Io non li ho ancora provati con delle scarpe, però mi sembrano quasi troppo corti. Non lo so, speriamo. È un'approvazione, non approvazione. Sono comunque belli, fittano bene. Passiamo al prossimo capo. Qua ho un po' azzardato, diciamo. Ho comprato questi pantaloni da dan dan dan, camionista o da benzinaio, non lo so. Guardate quanto sono grandi, sono lunghissimi anche. Hanno questa stampa sul di dietro. Ha anche queste tasche laterali, sia in una gamba sia nell'altra. Proviamoli. Stanno quasi larghi, tra l'altro, cosa che mi sembra un po' assurda. Però c'è. Parliamone. Quanto sono belli, sono meravigliosi. Sono un po', insomma, comodi, ma comunque tanto ci metterò sempre una cintura, quindi bella. Il tessuto è ottimo, non è troppo pesante, non è troppo leggero. Mi piacciono un sacco queste tasche laterali. Sono lunghissimi, vi farò accorciare, nessun problema. Prossimo e ultimo capo d'abbigliamento, questi pantaloni della tuta, molto larghi, ma che terminano con un elastico sulla caviglia, questo mega filo che servirebbe per essere tutto arrotolato intorno alla vita. Ha questa stampa con scritto California Southwest, così. E dentro mi sembrano belli felpati, non me l'aspettavo. Sono super contenta, mi sembra anche super caldo, quindi non vedo l'ora di provarlo. Eccoci qua con il tutone, il bel tutozzo. Che ne pensate? Boh, allora, a me sinceramente non dispiace. Le gambe alla fine sono abbastanza larghe come le volevo. Questo giro qua di elastico, di cosa, non ho ancora ben capito, ma lo scoprirò. La fine è tutta stretta sulla caviglia, scusate il piede così prorompente. Come lunghezza direi che ci siamo. Mi piacciono molto, sono caldissimi, cioè sto già sudando. Approved. Ok, ora passiamo alla parte forte di questo haul. Ho comprato per la prima volta dei trucchi su Shein. Io non so come andrà a finire questa situazione, dalle recensioni che ho guardato, perché poi, insomma, per i trucchi, insomma, li mettiamo sulla pelle, quindi, insomma, non volevo avere reazioni particolari, quindi sono andata a guardare bene tutte le recensioni dei prodotti che ho comprato e sembrano molto buoni, almeno dalle recensioni, cioè, ah, mi ha cambiato la vita... Però ho detto, ma perché non provarli, insomma, testiamo un po' queste cose qua. Allora, intanto vorrei dirvi che lusso, chi se li aspettava i trucchi di Shein dentro alla carta, a questa pugna per non farli rompere. Se riesco ad aprire... Qua prova di ladro veramente. Però insomma apprezziamo questo impegno da parte di Shein. Dal packaging esterno, cioè, ma sembrano una figata. Non vorrei cantare vittoria troppo presto. Vediamo. Questa è una palette per gli occhi. Ah, c'è anche la plastichina, ma raga, che carini questi colori. Cioè, sono super curiosa di questo. Facciamo qualche swatches delle cose che mi intrigano di più. Non mi sembrano estremamente pigmentati per il momento, ma vedremo. Per averla pagata tipo 5 euro, beh, non mi posso lamentare, ma poi, cioè, parliamo del colore brillantoso. Sorry. Prossimo, ho comprato questo primer, anche questo, tutto bello in celofanato, ma pensa te, ma che packaging luxury e addirittura la spatolina. Questo è il primer, vediamo com'è dentro. È in... Ok, non me l'aspettavo. Vabbè, aspettiamo a dire i pareri nel video in cui farò il trucco. Sono super carica. Ah, altra palette. Questa però è una palette viso. Anche qua c'è la plastichina. Ha due illuminanti che mi sembrano molto scuri, decisamente. Poi vabbè, ha il classico bronzer. La terra per il contouring mi sembra molto molto buona. E anche le recensioni mi dicevano così. Poi cosa abbiamo qua? Un'altra palette. Questa volta è una palette di blush con questo cono gelato, I like it. Questi sono i blush, ho preso la versione più chiara. Dagli swatches non mi sembra per niente male, mi sembra anche bella scrivente. Qua abbiamo il fondotinta. Dalle recensioni, raga, il fondotinta, cioè, sembrava meglio di quello di Chanel, cioè, su Shein. Non giudichiamo prima di provare. Don't knock it till you try it. Grande cheat questo. Addirittura la copertina, ma pensa te. Questo è il fondotinta. No, raga, l'ho preso perfetto, direi.
Prossima cosa è la matita per le sopracciglia, che non riuscirò mai ad aprire. Ce la faccio, non ce la faccio, chi lo sa, chi lo sa. Eccola, questa è la matita per le sopracciglia. Vediamo, direi che ho preso il colore giusto. Ci sta, ci sta. Poi cosa abbiamo preso? Ho preso il mascara. Mascara, raga, io sono fighettissima, cioè. Aveva l'apertura facilitata. Cosa devo dire? Io prendo sempre quello dell'Essence di mascara, perché gli altri non mi piacciono. Questo, non so, mi sono fatta anche comprare dal fatto che è dello stesso colore di quello che uso io, cioè pensate. Ha due lati, questo è per la lunghezza e dall'altro lato lo scovolino per il volume. Ho preso la cipria in polvere color light pink. Ah, c'è anche la spugnettina. È una cipria chiara, semplice, normale. Ho preso anche dei pennelli. Ok, il set tipo 2 euro l'ho pagato. Dalla foto sembrava tipo sti pennelli lunghi 8 metri. In realtà sono più piccoli della mia mano. Però va bene comunque, cioè non è un problema. Dalle recensioni dicevano che non perdono pelo, quindi... fidiamoci. Poi ho preso, raga, anche qualche accessorio. So di non essere in palette con le mie cose oro che mi metto sempre. Ho detto, vediamo, compro qualcosa d'argento o comunque qualcosa che dovrebbe essere in palette con me, perché io sono convinta di essere una winter, ok? Anche se vorrei essere autunno. Ho preso una bella collanina identica a questa, però argento. Molto semplice, anche qualche incisione. Ho preso queste perle, le perle della nonna. Oh, proprio perla finta. Vabbè. Però nel senso ci sta. Queste sono le collane di perla e ci sono di moltissime dimensioni. Come ultima cosa che vi faccio vedere, ho comprato questi scrunchies. Questo colore qua che sembra uguale ma è un po' più chiaro. Questo colore qua, bianco bianco e bianco crema. Mi piacciono un sacco, il tessuto non mi sembra male. Bisogna capire se tengono o meno. Ho preso tutti i colori chiari ovviamente perché con i capelli scuri stanno molto bene questi. Possiamo concludere il video. Io vi aspetto a brevissimo con il video in cui proverò tutti questi trucchi che vi ho fatto vedere oggi. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete like e lasciate un commento se volete. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!